Se non consideri tutti questi parametri, il progetto potrebbe essere sbagliato. Sai che è molto più facile di quello che pensi sbagliare la progettazione di un impianto VRV o VRF. In questo video voglio farti vedere quelli che sono gli errori più comuni che un progettista può commettere quando va a progettare questa tipologia di impianto. Prima di scendere però nel dettaglio di questo video, voglio chiederti di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina. Ora parliamo nello specifico di cosa sono gli impianti VRF o VRV. Beh, la prima cosa che voglio dirti è che sono praticamente due sinonimi. Semplicemente VRV è un marchio registrato da parte di Daikin, per cui tutti gli altri costruttori chiamano questo sistema VRF, ma sostanzialmente identificano la stessa identica cosa, un sistema ad espansione diretta che è in pratica l'evoluzione del classico mono multi-split. Mentre i mono multi-split possono arrivare fino a 5 macchine, 5 unità interne, diciamo. I sistemi VRF hanno una particolare tecnologia tale per cui è possibile aumentare il numero di unità interne collegate alla macchina esterna. L'impianto è sicuramente più complesso, può avere maggiori diramazioni, può avere diramazioni a due tubi, può avere delle diramazioni a collettore. Quello che è, diciamo, l'aspetto peculiare di questi sistemi VRF è che possono veramente allacciare un numero importante di unità interne a una sola macchina esterna ed ecco che si sposano benissimo con degli impianti sufficientemente estesi. È ovvio che il costo è maggiore, ma quando hai a che fare con un edificio, magari non residenziale classico, ma degli uffici medi, mediamente grandi, delle cliniche veterinarie, ovvio che non si parla di ospedali perché non è quello l'impianto che si sposa con degli ospedali, perché ci sono dei locali che hanno bisogno di ricambio aria e quindi lì si parla di impianti prettamente aeraulici, quindi dove nelle condotte scorre dell'aria per riuscire ad avere aria purificata, quindi sana, diciamo, ma nelle cliniche veterinarie, per esempio, dai dentisti si hanno impianti VRF, ovviamente dentisti di una certa entità, inteso come studi abbastanza diffusi, perché se lo studio è piccolino, può assolutamente essere sufficiente utilizzare un multi-split. Ma quando il numero di unità interne è superiore alle 5, ovviamente o si installano più macchine esterne, ma quando le dimensioni, diciamo, collimano con anche quello che è il maggior costo dovuto a un sistema VRF, si utilizza una macchina esterna connessa appunto a più unità interne ed è appunto il sistema VRF. Ma perché dico che devi stare attento quando progetti un impianto di questo tipo? Perché è più complesso di un classico impianto multi-split. Infatti, qual è la procedura che devi seguire per andare a progettare un impianto di questo tipo? La prima cosa è il calcolo dei carichi termici. Come calcoli i carichi termici, inteso come estivo e invernale, perché la macchina che è all'esterno è una pompa di calore e quindi può andare a sopperire sia alla stagione di riscaldamento che a quella di raffrescamento, beh, lo fai con un software certificato dal CTI, uno dei classici software che utilizzi per fare APE o Legge 10. Ovviamente devi andare a modificare dei parametri riguardo a quelli che sono i ricambi di ventilazione, dopodiché puoi calcolare la potenza tranquillamente ambiente per ambiente. A quel punto vai a scegliere quelle che sono le unità interne. Perché devi scegliere le unità interne? In che modo devi scegliere le unità interne? Beh, devi sceglierle essendo consapevole che hai calcolato un carico termico estivo, hai calcolato un carico termico invernale, beh, dovrai scegliere una macchina che sia in grado di coprire sia il carico termico invernale nella stagione invernale, sia il carico termico estivo nella stagione estiva. Dopodiché devi andare a dimensionare tutte quelle che sono le tubazioni che collegano l'unità interna all'unità esterna, a seconda che ci siano dei collegamenti a collettore, bitubo, eccetera. Però questo processo può comportare degli errori da parte del progettista. Perché dico questo? Perché ci sono dei fattori di correzione che devi assolutamente considerare, che derivano dal fatto che la potenza di quelle unità interne, sia per la stagione in riscaldamento, sia per la stagione in raffrescamento, sono date con delle lunghezze standard delle tubazioni.
con dei dislivelli standard fra le unità interne e le unità esterne, ma questo non è quello che si verifica realmente nel tuo progetto. E quindi, a seconda di come si dirama la rete di distribuzione, cambiano quelli che sono i valori in gioco delle rese delle unità interne. E quindi può essere che una volta che hai stabilito tutta quella che è la rete di distribuzione, ti trovi che l'unità interna non ha più la potenza che avevi utilizzato in fase di scelta di quell'unità interna, e magari devi andare a cambiare proprio la taglia perché non sarebbe più in grado di sopperire al carico interno che hai calcolato. Quindi non voglio però farti paura e rendere la cosa più complessa di quella che è realmente. Ci sono dei software, dei costruttori, che peraltro sono gratuiti e in alcuni casi il costruttore è assolutamente disponibile a fare una parte anche del lavoro per te, che ti permettono di fare tutte queste valutazioni. Ci sono delle valutazioni che devi assolutamente fare perché non puoi superare certe lunghezze, intese come distanza tra unità esterna e unità interna o come distanza totale della rete, lunghezza totale della rete. Non puoi superare certi dislivelli, ma a seconda di quelli che sono i dislivelli e le lunghezze, che magari mantieni all'interno dei parametri di progetto che ti fornisce il costruttore, possono cambiare proprio le rese. Queste vengono calcolate in automatico dal software che utilizzi per il dimensionamento. Quindi questo software ti fa tre verifiche sostanziali: ti dimensiona le tubazioni, verifica che le unità interne che hai selezionato siano congrue a coprire il carico termico e ti controllano anche quello che è il massimo quantitativo di gas che può essere presente all'interno della rete. Sì, perché all'interno della rete non puoi utilizzare tutto il contenuto di gas che vuoi, ma ci sono dei parametri in relazione, diciamo, alla stanza più piccola che viene servita dal tuo impianto VRF. Se non consideri tutti questi parametri, il progetto potrebbe essere sbagliato, potrebbe non funzionare o potrebbe funzionare ma non coprire i carichi termici di progetto che hai calcolato. E quindi devi fare molta attenzione a quella che è la procedura che devi seguire come dimensionamento. Non puoi neanche appaltare tutto il progetto completamente all'esterno perché solo tu conosci determinati dettagli del progetto e quindi deve essere o a carico totalmente tuo o una collaborazione a quattro mani. Ovviamente io scendo nello specifico di quelle che sono tutte le fasi di dimensionamento, di spiegazioni di quelli che sono i fattori di correzione di questo sistema, di come io stesso vado a progettare questo sistema, di qual è la mia procedura per dimensionare a regola d'arte questi sistemi all'interno del corso VRF Pro. E ti lascio il link proprio qui in descrizione se vuoi avere maggiori informazioni proprio su come fare ad accedere a questo corso. Io spero che tu abbia trovato interessante questo video e ti chiedo di mettere un like a questo video, di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina, perché in questo modo cercherò di portarti contenuti sempre nuovi e interessanti sulla termotecnica e non solo. Ciao!